adesso dobbiamo arrivare a quella chiesa là sopra, vedete? Però dobbiamo passare in un pezzo della cava. Da dove si passa? Di qua, andiamo di qua. Nello scorso episodio siamo arrivati presso la cima del Monte Rolei. L'attuale obiettivo è la chiesa di San Vittore sopra la mantifera. Attenzione, presenza polveri di amianto. Guarda la recinzione. Sì, lì c'è una recinzione. Tu non puoi andare nel bosco. Guarda, ci sono gli alberi con gli aghi. È vero, ci sono dei pini lì. E questa è una zona naturale praticamente. Qui la natura si sta riprendendo i suoi spazi dopo un secolo di estrazione di amianto dalla cava. Ci sono anche delle antenne, quindi sicuramente il percorso c'è per arrivarci. Allora, adesso dobbiamo capire dov'è il sentiero per salire su. Guardo dalla mappa, però volevo andare a vedere là, che c'è una sorta di discarica. Cos'è sto schifo? Della plastica. Della plastica. Ma, vabbè. Lasciamo perdere. Noi comunque adesso dobbiamo salire su di qua per arrivare alla chiesa di San Vittore. Che spettacolo. Siamo in direzione d'arrivo verso la chiesa di San Vittore. La chiesa di San Vittore è molto antica. Ovviamente in origine si trovava in un ambiente naturale privo dell'artificio dell'uomo. Oggi è letteralmente circondata dall'ex cava d'amianto più grande di Europa, una simbolica immagine dell'industrializzazione moderna e dell'antropizzazione del territorio. Ah, c'è pure una panchina. Una panchina, cioè così a caso. Così a caso una panchina. C'è un punto, guarda, si può vedere la collina. Ma quindi si può o non si può venire qua? Certo che si può. Guarda, laggiù c'è Balangero. L'altra volta eravamo partiti da là. Continuiamo a seguire il sentiero. Una volta giunti in cima, vi narrerò la storia della chiesa. Siamo quasi arrivati. Ho visto che c'è uno là sopra, quindi sarà qualcuno come noi. C'è gente che viene qui magari tutte le domeniche. Ci abbiamo messo 1 ora e 25 ad arrivare fin qui, fermandoci anche un pochettino. Qui siamo sulla roccia. Eccoci giunti presso la cima dell'antica chiesa di San Vittore. Da qui è possibile godere di un panorama mozzafiato su tutto il territorio canavesano. Percependo anche una strana atmosfera mistica e surreale, tipica dei posti isolati e ricchi di storia. Ma che è successo qui? Che schifo! Ah, questa è la chiesa, bellissima! Ma quante scritte? La gente è caduta qua sopra. Aspetta, faccio solo una foto. Sì. Ma quante scritte? La chiesa venne costruita nell'undicesimo secolo. Siamo di fronte a un edificio con oltre 1000 anni di storia. Di sicuro questo monte ha avuto per millenni una notevole importanza spirituale per tutti gli abitanti del territorio. Nel 1298 compare nell'elenco delle chiese sotto la giurisdizione delle pieve di Santa Maria di Ceres,
Nel 1600 venne restaurata per la prima volta. È tutta lasciata un po' andare, guarda. Guarda lì quanta sporcizia c'è a terra. Ma ci sono scritte vecchissime. 40 anni fa. Oh, più di 40 anni questa scritta. Sì, ancora... sì. 2011. Già lì. 75. Sergio. 99. Pensa a te. Guarda, c'è pure il diario. Possiamo firmare? Sì, puoi firmarti qua. Poi ci firmiamo. C'è pure la penna. C'è una matita vecchissima. 14. Firmati anche te. Ti metto qua pieno. Sì. Ok. No, ci mettiamo alla posta. Ok. Ok, chiudiamo. Mio padre comanda la zona e come Re Leone mi lascerà tutto. Tu invece che sei una carogna. Ma cosa scrive la gente sulla chiesa? Che trash. È nel 1774 che l'arcivescovo stabilisce il diritto di celebrare la festa del 14 maggio. Ma che schifo è? Ma qui non è la festa, c'è andato fuoco alla spazzatura. Ci hanno fatto un mega falò. Sono imbriacati, poi sono andato fuoco a tutto. Sì. Che schifo. La gente è matta, cosa dobbiamo dire? Comunque volevo vedere di qua. Qua si vede la cava. Bellissimo. Ma che spettacolo. Oh, guarda. E l'altra volta eravamo dall'altra parte. No, là sopra. Guardate. Siamo praticamente sulla costa che si affaccia sulla mantifera di Balangero. L'altra volta ci trovavamo laggiù, più o meno, quel punto. E adesso siamo dalla parte opposta. Bellissimo. Mentre di qua c'è tutto il panorama di Balangero. Poi di qua c'è Lanzo. E da quella parte Torino. Nel 1831 venne realizzata la pala d'altare raffigurante San Vittore a firma del pittore Ferrero. Nel 1934 vengono cambiati o restaurati i banchi e rifatta anche la pavimentazione. Un ulteriore restauro avvenne nel 1983, in quanto la chiesa risultava nel totale degrado. Una chiesa romanica costruita in una posizione decisamente particolare. Davanti alla chiesa c'è ancora oggi la mantifera più grande di Europa, aperta all'inizio del XX secolo e chiusa soltanto nel 1990 in seguito alla legge che bandisce in Italia l'uso dell'amianto. Questa era la chiesa di San Vittore, una chiesa che si trova in un contesto molto particolare. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Vi lascio con queste immagini della cava e di tutto il territorio circostante. Ecco la chiesa. Noi prima eravamo là sopra. Adesso noi stiamo seguendo questa strada per tornare sul sentiero dove siamo passati prima e tornare indietro. Però tra poco voglio farvi vedere una cosa. Ecco, l'altra volta siamo arrivati da qua. Solo che Piero non riusciva a passare questa barricata. Non riusciva neanche a avvicinarsi perché adesso vi faccio vedere il sentiero. È molto molto ripido. E per arrivare fin qua devi farti meno una ventina di minuti di salita pesante. In fondo al sentiero non c'è scritto assolutamente niente. No, ma fa impressione, eh? Fa impressione. Arrivi qua da questo sentiero e niente, sei bloccato. Bloccato da questa barricata. Ma la cosa assurda è che se tu arrivi dal sentiero che abbiamo fatto prima, liberamente percorribile, puoi passare liberamente qui per arrivare appunto alla chiesa di San Vittore, che ricordo è accessibile liberamente. È un'assurdità, una di quelle assurdità all'italiana che non ha senso, proprio non ha senso.